Noi in precedenza abbiamo parlato di lor signori, ma per poter capire esattamente cosa significa parlare di lor signori dobbiamo lanciare uno sguardo d'insieme. E lo sguardo d'insieme avviene sia guardando bene e col microscopio o alternativamente col telescopio cosa gestiscono questi signori. E poi vedere quali sono le vere politiche dei paesi che sono controllati da questi signori. Allora, se c'è un paese dove queste persone comandano, è l'Inghilterra, dove hanno sempre comandato. No, aspetta, bisogna dire una cosa importante, che quando Isabella di Castiglia e Fernando d'Aragona cacciarono come si chiamavano all'epoca? Vabbè, i Moriscos. I Moriscos. In Italia c'avevano un altro nome, poi mi viene in mente. Cacciarono gli ebrei dalla Spagna, appena fatta l'unificazione del Regno di Spagna. I Marrani, ecco, non mi veniva, i Marrani, diciamo, privilegiarono due direzioni in particolare, l'Italia, che ancora era abbastanza ricca, e l'Inghilterra che stava emergendo come industria, come ampliamento del territorio nazionale, la conquista delle Indie, la conquista dell'impero, eccetera. E quindi avevano, diciamo, questo duplice indirizzo. E perché? Perché era lì che si potevano fare gli affari, perché gli ebrei erranti sono quelli che fanno gli affari, gli altri magari cambiano nome, diventano stanziali, diventano proprio gentili, diventano anche normali, persone normali, abbandonano la fede ebraica perché non ne hanno più necessità, anzi vogliono integrarsi nello stato in cui si sono stabiliti. Quindi ecco, lascio la parola. Allora, intanto cominciamo col definire alcune situazioni. Il civico 22. Il Marrano civico 22, dove si trova? Il 22? Sarà da una parte di là. Eh? Il numero 22. Il numero 22. Il numero 22. Sarà dalla parte di là, penso, no? No, perché via Marrano Equo 22. Sì, via Marrano Equo 22. Sarà 22. È in fondo. È in fondo alla strada. Chi è la persona? Petroni, Tosti o Pupilli? Pupilli o Petroni, Tosti? Vabbè, dai, non lo conosco. No. Grazie mille. Prego. Allora, ritorniamo a questo discorso importante. Bomba. Ed è da questo importantissimo libro che io traggo una lettura, ma io consiglio vivamente questo libro a tutti gli amici, perché ti spiega tante cose. Dopo il famoso attentato di Sarajevo, nel 1914, Il 23 luglio 1914 Vienna consegna ai serbi, attenzione perché l'epicentro è ancora lì, l'epicentro lì, è ancora lì. La storia non l'hanno raccontata neppure lì. Allora qui è spiegato. Ah, lì sì, ma in generale. Non sa nemmeno che c'è stato un doppio attentato, ricordiamocelo. Vienna consegna ai serbi il duro ultimatum, redatto con intento neppure troppo velato che i serbi lo respingano. In particolare risulta particolarmente gravoso il sesto punto con cui si chiede che delegati austro-ungarici partecipano alle indagini serbe per appurare i complici dell'attentato di Sarajevo. Attenzione, perché di recente il noto Papa Francesco si è proposto come mediatore
E allora noi diciamo che nelle grandi scelte di carattere geopolitico, colui che si propone come mediatore è... Vuole interferire in qualche modo. Ah, no, vuole interferire. Ha già interferito. Leggete Machiavelli. Ma dice a me, certo che lo so. Chi è che si propone come mediatore? Chi ha provocato il danno? Proseguo. Alla pubblicazione della nota, Londra avvia il primo tentativo di mediazione con l'obiettivo di presentarsi super partes ed apparire come una magnanima potenza conciliatrice, quando in realtà è la grande registra della crisi in atto. Non soltanto ha infatti armato la mano di Gavrilo Princip attraverso l'organizzazione Mano Nera, ma se misurasse davvero alla conservazione della pace europea, avrebbe dovuto evidenziare sin da subito ai vertici tedeschi le complicazioni mondiali di una guerra austro-serba. Al contrario, il 24 luglio il ministro degli esteri Edward Grey, colloquiando con l'ambasciatore von Lichnowsky, prospetta il pericolo di una guerra europea. Di una guerra europea. Ma guardate, è passato esattamente un secolo, siamo nella stessa situazione. E l'attaccato è sempre lo stesso, perché a loro signori interessa rompere le scatole secondo il principio delle guerre tra il mare contro la terra. Ne abbiamo già parlato altre volte, è inutile che mi soffermo, ma la logica è questa. Chi gestisce la politica inglese e americana la gestisce in funzione di una... Fra Marte e Saturno. La guerra è sempre fra Marte e Saturno. Per perpetua... Saturno, la Terra, Marte, Atlante. Perpetua guerra contro la Terra. Più la Terra è estesa, più è nemica del mare. Proseguiamo. No, voglio dire una cosa importante. Aspetta, finisci. No, una cosa, proprio un attimo. Allora, ci sono gli amici che si lamentano del fatto che ci interrompiamo, che ci, diciamo, abusiamo del tempo degli dell'altro e viceversa. È qualcosa di strategicamente e tatticamente messo a punto già da anni. Non è casuale, a parte il nostro modo di essere, ma lo facciamo proprio anche per ridestare l'interesse da parte di chi ci vede. Scusa. Allora, sto parlando del pericolo della guerra europea estesa a quattro potenze: Germania, Austria, Francia e Russia. Che strano, L'Italia non era prevista. L'Italia non era prevista perché era fuori. Noi siamo stati costretti a inserirci per ragioni varie. Da che Benito in questo... Mussolini, ricordiamocelo. No, che c'entra Mussolini del 2014? Io sto parlando del 1914. Non c'era Mussolini. Mussolini decise... Come giornalista, ma come non c'era? Mussolini decise di inserirsi quando capì che il gioco era diventato duro. Ma a parte di chi? Da parte di chi? Da parte dell'Italia. No, chi era che lo aveva convinto? No, non l'ha convinto nessuno. La sua signora? No, no. Margherita? No. Sì? Assolutamente sì? No. E come no? No. Vabbè, allora no. E ci è arrivato per conto suo? No, no, ci è arrivato su indicazione della Margherita. Ma tu mai, se no non avrebbe proseguito in quella direzione. Margherita entrava per altre cose. Allora, estesa a quattro potenze, Germania, Austria, Francia e Russia, continuando a illudere i tedeschi sulla neutralità inglese. Anche oggi gli inglesi sono neutrali, ma guarda un po', dopo aver istigato il governo ucraino, anzi dopo aver inventato un ballerino aver messo un ballerino a capo di un governo assolutamente asservito e aver provocato la Russia come hanno fatto qui
e come hanno fatto con la guerra in Serbia, contro la Serbia, vedi caso, e con la partecipazione di un'Italia che aveva a capo del governo quel delinquente di Bafino. È messo sotto processo, lo sapevi? Sì, beh, certo. E beh, prima o poi... Ma è roba di 4 anni fa? No, ormai, è un mesetto e mezzo che l'hanno coinvolto, ma quel personaggio prima o poi non finisce bene. Non finisce perché gliela fanno pagare. Ha voluto troppo. Gliela fanno pagare uno stronzo qualsiasi. Vabbè. Deve andare fuori dai giochi, sta facendo dei giochi sporchi, ma bisogna stare attenti, Bafino. Quest'altro qui, il rappresentante della Curia di Firenze, che è stato invitato alle nozze di grande carattere geopolitico, vere nozze, per la nascita di una nuova progenie, tra l'Arabia Saudita e vedi caso la Giordania. Attenzione. Allora, proseguo per arrivare alla fine. Al contrario, il 24 luglio il ministro degli esteri Edward Grey, colloquiando con l'ambasciatore von Lichnowsky, prospetta il pericolo di una guerra europea estesa a 4 potenze, Germania, Austria, Francia e Russia, continuando a illudere i tedeschi sulla neutralità inglese. Il 25 luglio alle 6 pomeridiane, ricevuta la nota di risposta serba che rifiuta parzialmente le richieste dell'ultimatum, l'ambasciatore von Gleislingen lascia Belgrado e lo stesso giorno l'imperatore Francesco Giuseppe sottoscrive l'ordine di mobilitazione di 8 corpi d'armata. Tra il 26 e il 27 luglio Grey inizia 2 nuovi tentativi di mediazione che cadono nel vuoto. Il 26, quanto sono buoni? Il 27 luglio... Ah, Grey, ricordiamo il primo ministro inglese. Inglese? No, no, non avevo capito dove era lui. Il 27 luglio von Lichnowsky suona l'allarme informando da Londra che se la guerra fosse scoppiata, nonostante tutto, la Germania non poteva più contare sulle simpatie inglesi e sull'appoggio britannico. E qui io chiudo, perché che la Germania si aspetti le simpatie inglesi è successo anche nel 1939. Ma pure nel 39, ma poi dopo anche nel 40, fino all'inizio della guerra, la Germania era convinta che avrebbe avuto il sostegno da parte dell'Inghilterra. Infatti, e l'abbiamo visto i risultati. Allora, queste cose dobbiamo sapere. Io vorrei concludere questo mio brevissimo intervento facendo vedere un libro molto importante. Quali sono i due libri più importanti del nostro Risorgimento? Uno sono I Promessi Sposi e l'altro, non lo dico io, ma per le dichiarazioni generali, è Le Confessioni di un Italiano di Ippolito Nievo. Eccolo qui. Io l'ho letto che avevo 13-14 anni, non ci ho capito. Che all'epoca si chiamava Le Confessioni di un ottuagenario. Aspetta. Perché? Perché l'editore trovò il modo di cambiare il titolo? Perché quando uscì il libro postumo di Ippolito Nievo, personaggio importantissimo, e diremo anche perché Trieste è morto, era ancora, perché è morto. Trieste era ancora esattamente, era ancora italiana. Solo che lui era veneziano. Sì. Perché all'epoca uscivano un sacco di libri di carattere memorialistico, prevalentemente di Garibaldini. E allora l'editore ha detto, se scriviamo Le Confessioni di un Italiano, lo prendono come un libro di un garibaldino, comunque Ippolito Nievo era un garibaldino, però uno dei tanti garibaldini, e resta lì nel mucchio. Invece si affermò, il libro si affermò col titolo Le Confessioni di un ottuagenario,
libro che io ho letto con quel titolo quando ero ragazzo, anche quando io ero bambino, anche io. E adesso però è ritornato col suo titolo reale. C'è una scritta iniziale che io, che sì, questo libro si presenta sotto forma di Il Diario, e tu poi dirai com'è morto Ippolito Nievo, perché è bella questa cosa. Non me lo ricordo, non direi che me lo non ricordi dove è morto. Non me lo ricordo. Si avvicina molto alle storie narrate in questo libro. Allora, intanto diciamo come è morto Ippolito Nievo, in modo tale che i nostri amici sappiano esattamente con chi hanno a che fare. Ippolito Nievo ha partecipato alla spedizione dei Mille come intendente, diarista e soprattutto tesoriere. Che faceva, sì, tesoriere, ed era imbarcato su una nave. Sì. È affondata la nave e lui è morto. Stranamente, mi sono ricordato. Mentre era in atto la spedizione dei Mille, un lampo proprio, lui stava ritornando su una nave e la nave affondò. Non si sa perché è affondata. Allora, sai, facciamo un'associazione di idee. È affondata come è affondato il Titanic. Adesso c'è un sottomarino uguale, che con la scusa di portare... Vabbè, ma lì hanno fatto... poi dopo te lo dico. No, no, stiamo dicendo queste cose. Allora, quel sottomarino era assolutamente, diciamo, non controllato, non testato per poter raggiungere quella profondità di 3.500 metri. Non era stato omologato, ecco, non mi viene la parola. E fra l'altro hanno riscontrato che il Titanic in realtà sta attorno ai 3.800 metri di profondità, e quindi ancora più grave quello che è successo: non c'aveva le paradie sufficientemente solide per resistere a una pressione di 300 atmosfere. Esattamente. Oh, 300 atmosfere. Certo. Come dire andare sulla Luna, cari amici. Capito? Ecco, e allora sulla Luna invece passeggiavano, saltavano, salutavano i familiari. Vabbè, allora torniamo al discorso. Io non ho mai creduto a queste storie, e men che meno ho creduto a un sottomarino per turisti, perché i turisti non ci vanno da quelle parti, capito? Ma per carità. Così come i turisti non vanno sul satellite, sì, ma per carità, di Elon Musk, a 400 km di altezza, con tutti i rischi del caso. Allora torniamo a noi. Il bello è che hanno fatto delle ricerche molto approfondite su questo affondamento e non si è trovato assolutamente nulla. Interessante, no? La nave è affondata, sembra il veliero fantasma, no? Melville, il veliero fantasma, la balena bianca, eh? Com'è che succedono queste cose? Mi dovete spiegare come succedono. Ma no, c'è una cosa importante. Quello che dico sempre io, sia in questo caso che in altri tecnico-scientifici, la gente oggi, mentre i contadini fino a 40-50 anni fa avevano contatto diretto con la reazione della natura, sì, e quindi valutavano la risposta della natura, esatto, e quindi erano in perfetta simbiosi con la natura, sì, e in perfetta cognizione di causa, sì, delle motivazioni per cui la natura reagiva in determinato modo. Oggi il cittadino Cives, borghese, non ha nessuna competenza tecnica, nessuna capacità, non solo tecnica, ma neppure di valutare sul momento, di indovinare secondo le leggi di natura. La realtà naturale. Tanto è vero che si diceva contadino, scarpe grosse e cervello fino. Certo, esattamente. Allora, perché era contatto diretto con le reazioni della natura. Ecco, l'estraniazione dell'uomo contemporaneo, che poi tra l'altro ha avvinghiato con internet, che gli fa ulteriormente... No, viene pseudolicamente... Assimilato. No, assimilato, ma... Risucchiato. Gestito dalla metacomunicazione, sì, viene controllato anche nelle sue riserve, nei suoi dubbi, sì, viene data soluzione a una problematica come
fatto con la chimica e la genetica pochi mesi fa. Hanno sì. creato la malattia e poi immediatamente l'antidoto, quando l'antidoto non può essere, non può esistere un vaccino d'antidoto istantaneamente disponibile, e naturalmente, quando invece ci vogliono anni per eventualmente trovare. Come è scritto in questo articolo. Ah, pensate. Vabbè, comunque la concludiamo leggendo l'inizio di questo libro, per dirvi che perché è un libro profondo. Perché c'entra una certa psicologia dell'italiano. E io lo voglio leggere. Io non sono mai riuscito a capirci niente. Vabbè, l'ho letto qui... a 13 anni, 12-13 anni, 14. Adesso qui ci abbiamo... Allora, io nacqui veneziano il 18 ottobre del 1775, giorno dell'Evangelista Luca, e morrò per la grazia di Dio italiano... quando lo vorrà quella provvidenza che governa misteriosamente il mondo. E lui poi, tra l'altro, poveraccio, morirà proprio per causa della provvidenza. Giusto. Quelli erano fantasmi. No, i servitori della provvidenza. Sì, sì, sì. il veliero fantasma. Vabbè. Ecco la morale della mia vita. E siccome questa morale non fui io, ma i tempi che l'hanno fatta, così mi venne in mente che descrivere ingenuamente quest'azione dei tempi sopra la vita di un uomo potesse recare qualche utilità a coloro che da altri tempi non sono destinati a sentire le conseguenze meno imperfette di quei primi influssi attuali. Questa è la prima frase. La seconda frase per me è molto importante. Laddove un nonno apostrofa il nipote, un nonno che, facendo parte della grande tradizione veneziana, non si aspetta la risposta del nipote, ma la risposta del nipote è indicativa per noi. Il vecchio impenitente si mersicò le labbra e si volse verso il figliolo con un visaccio sì brutto che questi se ne sgomentò. E come corsi a rifugiarsi col capo sotto il grembiule materno. Un bambino piccolo allora. Sotto il grembiule materno. Ha avuto 4-5 anni questo bambino. Il nonno col bambino. Dunque, cominciò a dire il conte senza guardarlo, perché guardandolo si sentiva rigonfiare la bile. Dunque, figliolo mio, voi non volete fare la vostra comparsa sopra un bel cavallo bardato d'oro e di velluto rosso, con una lunga spada fiammeggiante in mano e dinanzi a 6 reggimenti di schiavoni, alti 4 braccia l'uno, i quali per correre a farsi ammazzare dalle scimitarre dei turchi non aspetteranno altro che un cenno della vostra bocca? Voglio cantar messa io, piagnucolava il fanciullo sotto il grembiule della contessa. Ecco qui il punto è essenziale. Ci sono tanti italiani che invece di cavalcare contro i turchi vogliono cantare messa. A voi decidere, cari amici, capito? Noi non canteremo mai messa. Soprattutto che c'erano gli schiavoni alti 4 bracci. Esattamente. Laddove se andavi a cantar messa gli schiavoni non servivano per attaccare i turchi ma per fare un altro atto altamente religioso. Priopico. Sì, salute e bene ai figli, salute anche a sorrete. No, io volevo allora terminare con una cosa da cui eravamo partiti che poi avevamo abbandonato, cioè lì quando siamo scesi dalla macchina. Io stavo parlando del cracking, e cioè della necessità di tagliare la bollitura del petrolio e quindi di riuscire a gestire la cosa importante che era il consumo di petrolio. Allora, beh, ormai il petrolio americano è solo petrolio da cracking, allora, e da scisti bituminose. Le grandi famiglie dinastiche borghesi attuali
sono tutte incentrate su, diciamo, su il concetto del bisogno. Cioè il marketing attuale e anche quello antico, seppure non diciamo enunciato apertamente, partono dalla necessità di avere di una necessità di sopravvivenza vitale, di avere a disposizione un qualcosa che si è già conosciuto. Per esempio, ricordo l'esempio classico che si fa, la necessità della droga da parte dei cinesi, dei boxer in particolare, no? Che venivano utilizzati come schiavi di fatto, sottopagati, per portare avanti i commerci inglesi in particolare, ma anche americani, e si servivano appunto del desiderio inglesi e americani. E poi? Chi era che faceva la tratta? Ebrei. Sì, ma chi? Ebrei. Quale famiglia? Rothschild. No. Warburg. No. Come no? Sì. No, non sono loro. Ah, beh, quelli che dicevi sempre te, adesso mi viene in mente. Quelli che comandano oggi in Italia, che che pretendono oggi di mettere voce col governo. Non viene. Chi è che si è inventato i 5 stalle? Chi è che si è inventato i 5 stalle? Chi è azionista? Sassoon, scusa. Oh. Non viene. Il Sassoon. Allora, in questo contesto quindi bisogna creare la malattia e poi creare la sanità. E quindi cosa facevano? Andavano, distribuivano gratis, come adesso davanti alle scuole ai bambini, le dosi di droga, cocaina, LSD, quello che cazzo è, quelli diventano addomesticati, assuefatti. Quello che sta succedendo oggi con i psicofarmaci. Con gli psicofarmaci, ma anche con i vaccini, sì. Creano la malattia pseudo, pseudo malattia manco esiste, però creano il terrore, perché l'altro, sì. l'altro diciamo, importante veicolo della decisione umana è il sesso e quindi la soddisfazione sessuale e soprattutto la soddisfazione dal terrore, la tranquillità dal terrore. Esatto. La modalità di esistenza del marketing basa tutto su questi due elementi principali. Sì. Cioè creare, cioè i due filoni di dominio culturale, mentale, eccetera, è il sesso, tutto quello che riguarda l'argomento sesso e tutto quello che riguarda la sicurezza, diciamo così, la sopravvivenza, diciamo, l'innato desiderio di sopravvivere all'emergenza. E attraverso questo schema poi utilizzare l'altro schema indotto che crea le motivazioni della dipendenza e quindi l'esaudimento della dipendenza. La stessa cosa è valso per la canapa. La canapa, arriviamo all'inizio di tutto questo discorso, la canapa a un certo punto era uno dei primi generi di commerciali al mondo, perché con la canapa si facevano di tutto, dalle corde, soprattutto le corde marine, agli abiti, ai sacchi con l'aiuta, con qualcosa diciamo tipo l'aiuta, e con la fibra grezza e poi tantissime altre cose. E non era però, veniva coltivata dai paesi del sud degli Stati Uniti, certo, anche. Ma quello che era importante, canna da zucchero e canapa, certo, con la canapa ci si riusciva a fare di tutto e soprattutto era una modalità di produzione agricola e poi anche industriale, secondariamente industriale, ma soprattutto agricola, che prevedeva la produzione e la commercializzazione anche in piccole quantità, cioè la canapa non aveva bisogno di un trademark, di un marchio di produzione, di un'entità, di un marchio registrato, diciamo così, no? Cioè avevano questa disponibilità diffusa sul territorio, quindi creavano una ripartizione diffusa della ricchezza producibile nel territorio. E questa è la cosa più grave che dà fastidio ai finanzieri americani, la impossibilità di accentrare in un unico
vagone, in un unico veicolo, tutto il bene, tutte le risorse, quindi tutta la ricchezza che veniva prodotta in quel modo. E invece la benzina, il petrolio, poi la benzina e tutti i suoi surrogati venivano, diciamo, potenzialmente, proprio per una loro stessa, diciamo, natura, connaturati e gestiti da una diciamo, dinastia monolitica e che non prevedeva l'intervento di altri se non quelli che si dovevano arricchire in maniera esponenziale con quel sistema. Ecco la differenza quindi fra la parsimonia, la, diciamo, quiete, la tranquillità prodotta attraverso la modalità della gestione agricola della canapa era antitetica a quella del petrolio ed era per questo che andava affossata, dimenticata, proibita addirittura, perché in Italia ricordiamoci sempre che la coltivazione della canapa è proibita, ma dove cazzo sta, in quale paese al mondo una cosa del genere? Ecco, con le scuse che concludo. Era cannabis, capito? Sì, no, allora questo è vero, anche la canapa, diciamo, di uso industriale, se uno va a bruciare le foglie contiene un 10% di quella, come si chiama, del principio marijuana attivo, del principio la attivo. Marijuana, dai. Del principio attivo contiene il 10%, quindi volendo uno se la può pure fumare, ma che male fa? Non è mai morto nessuno con nessuno l'ha mai fumato, no, ma pure chi le fumava, io non mai, tu ti ricordi David? Sì. E David fumava tranquillamente, però non era un po' scemo per fatti suoi, però non così scemo, insomma. È un ragazzo, insomma, con certe tendenze da ragazzo, ma non era matto o deviato o impotente, incapace di intendere di volere, no, è semplicemente una abitudine che ci aveva, come tantissimi altri ragazzi, che pensano di trarre dei vantaggi fumando una sigaretta. Ma David, quello che lanciava la frombola. Sì, quella. Vabbè. Allora ecco, in conclusione, si è voluto porre fra i tanti altri tasselli di questa scellerata società la impossibilità di coltivare la canapa, perché serviva invece in contrasto, in contraltare, di utilizzare i derivati del petrolio in maniera industriale, quindi avendone tutti i vantaggi a discapito degli altri. Concludi. Pace e bene. No, di qualcosa. Di qualcosa. Dico, ti sto dicendo qui, lunga la strada, corta la via, voi dite le vostra che io ho detto la mia. Sempre so lunghe. Laudetur Priapus.